Prima di concludere c'è un ex direttore del manifesto che vuole almeno salutare. Gabriele Polo. Buonasera, eh, permettetemi di dire che forse è una banalità, ma è stato bello eh, parlare di Rossana con Rossana in qualche modo in una piazza. È stato bello parlare eh, con le bandiere dell'AMPI qui, forse qualcuno di noi per primo non si sono dimenticati di portare una bandiera rossa. Ma... Diciamo che ce la portiamo dentro il cuore. Alle tante cose dette, giuste, alle tanti insegnamenti che Rossana ci ha lasciato, permettetemi soltanto di aggiungere un piccolo tassello di una cosa che lei aveva dentro e che ci ha insegnato. Che la categoria dell'accoglienza, che non è soltanto una categoria civica di cui oggi pur ci sarebbe tanto bisogno, ma per Rossana era una categoria politica, una categoria eh, di metodo politico. A quelli come me, ai tanti come me che eh, venivamo da una storia non soltanto imparagonabile con la sua, ma anche con una cultura anche diversa dalla sua, dalle tante culture che compongono la sinistra, noi abbiamo usato e abusato di questa, di questa accoglienza. però questa accoglienza. Non era un semplice gesto di gentilezza per prendere le persone, metterle assieme, tenerle, dargli un luogo. Era accompagnata ed era possibile soltanto da un grande rigore di discussione, un grande rigore politico e la necessità di confronto e accoglienza in quel senso, allargare il campo, ricostruire un terreno unitario, un terreno unico di discussione in cui ci si divide, si litiga, ma alla fine si trova una sintesi, soprattutto se parte di una comunità che non è una setta, ma che non è, non è tale, è comunità, non è chiusa, perché ha contenuti forti da dare. Questo ci ha insegnato, credo Rossani, l'apertura mentale e il rigore della, della sua gestione. E questo forse è uno dei tanti insegnamenti che ci portiamo dietro. E, che forse, e non so se siamo stati all'altezza di questo segnamento, insieme a quello che, ad esempio, si poteva fare e si può fare il giornalismo militante senza scadere nella propaganda, che si può fare eh, essere di parte senza appunto essere eh, settari. Non so se siamo stati all'altezza o se saremo all'altezza di questo, ma come direbbe lei, forse siamo sempre in tempo, e anzi, siamo sicuramente ancora in tempo. Grazie, Rossana, grazie a tutti voi.